Non ci sono oggi le condizioni per riattivare i forni di Saxagualdo, ma la proprietà sta trattando per trovare partner che possano dare un supporto economico all'impresa, forti del fatto che lo stabilimento ha strumentazione e know-how unico per realizzare piastrelle di grande formato e spessore. È questa, in estrema sintesi, la posizione dell'amministratore di Saxagualdo, già Tagina Ceramiche d'Arte, Francesco Borgomeo, intervenuto ieri sera nella trasmissione Link di TRG, dedicata alla crisi aziendale di una delle più importanti realtà industriali umbre nel panorama della ceramica, che conta 115 lavoratori in cassa integrazione da un anno e mezzo per i costi elevatissimi di energia e materie prime che hanno convinto la proprietà a fermare la produzione. Purtroppo noi abbiamo subito una bomba vera e propria sulla fabbrica. Io ho dovuto fermare la produzione per non far fallire il gruppo. E non ho fermato solo qua, ho dovuto fermare anche Roccasecca e ho dovuto fermare anche Anagni. Dopodiché si dice sì, ma il gas è sceso, sì, ma viviamo, intanto è sceso relativamente, perché invece di 20 centesimi io pago 70 centesimi, ma soprattutto viviamo in un paese che non è in grado di dare garanzie a un produttore che non sa il mese prossimo la materia prima principale della sua produzione quanto la pagherà, perché di questo stiamo parlando. Io non so che succede a novembre, non so che succede a dicembre, non so che succede a gennaio, e anche nelle trattative, perché io in questo momento sto cercando un partner industriale per tutto il gruppo e anche dei partner per ogni singola attività, ogni singola azienda. Anche le trattative, è evidente che chi si avvicina è molto preoccupato di quale sarà il futuro. Perché qui purtroppo siamo messi in condizione di dover produrre e vendere sotto costo, perché non ce la si fa. Per mantenere i clienti tu devi vendere a un prezzo, io lo dico sempre, il caffè al bar a 5 euro non lo compra nessuno, ma se la materia prima me la fai pagare a un punto che io devo vendere a 5 euro il caffè, ma chi se lo prende il caffè al bar? Non viene più nessuno. Forte la preoccupazione espressa in trasmissione dai sindacati di Filcem CGL con Euro Angeli e Femca CISL con Simone Sassone, ma anche quella del sindaco Massimiliano Presciutti. Di cosa sono più preoccupato? Sono più preoccupato del fatto che, Dio non voglia, si scateni un nuovo inseguimento a quelli che non stanno nella riserva indiana. Tradotto. Ecco. Che il distretto non fagociti chi non sta all'interno di certi schemi, perché questo è un tema, secondo me, centrale. Mi scusi, provi a tradurre il fagociti, faccia chiudere. Fagociti significa che, siccome lì abbiamo tecnologia di ultima generazione, che può fare formati di un certo tipo e quasi solamente lì esiste quella tecnologia. Abbiamo stabilimenti quindi che non solo dal punto di vista dei forni e delle macchine sono all'avanguardia, quindi molto appetibili, anche solo ed esclusivamente per essere trasportati. Credo e quindi portati altrove. Credo di aver detto, parlato in italiano, quindi noi dobbiamo innanzitutto scongiurare questo. L'ipotesi funesta, adombrata dal sindaco, di una dismissione di Saxagualdo con accaparramento della sua tecnologia, acquisita anche grazie a investimenti della regione per inglobarla nel distretto, ad esempio di Sassuolo, non è peregrina per Borgomeo, che tuttavia si dice pronta a resistere fino alla fine. Devono passare sul mio cadavere, però c'è, certo che c'è il rischio, il rischio c'è, è normale, quindi nel momento in cui io vado in difficoltà o dovessi definitivamente gettare la spugna, non gli pare vero a tanti competitor di prendere, diciamo, le nostre tecnologie, anche di, magari di fare delle offerte ai nostri uomini, per carità. Purtroppo è la durissima legge della competizione, però insomma io sono sempre fiducioso, come chi mi conosce lo sa, io sono un ottimista e sono molto fiducioso. Sulla cassa integrazione, come dicevo, mi spiace, arriveremo a marzo, abbiamo ancora del tempo per ragionare, dobbiamo capire che sta succedendo col gas e dobbiamo capire anche il grande gruppo con il quale sto trattando a livello mio, diciamo, di gruppo più ampio, non soltanto Gualdo, perché sto rafforzando la base della società proprio per avere la forza per poter rilanciare poi anche lo stabilimento gualdese, evidentemente. Uno dei partner a cui guarda Saxa è certamente A2A, colosso nel mondo della produzione e distribuzione di energia ricavata da fonti alternative. Già presentato al comune di Gualdo Tadino il progetto per la realizzazione di un impianto per il recupero e la valorizzazione dei rifiuti organici finalizzato alla produzione di biometano e compost di qualità, la cui realizzazione tuttavia richiede tempo, quello che oggi i lavoratori Saxa non hanno più.